Ti va bene recuperare i messi così, Timo? Sì, va bene. Sei sicuro? Mettiamo Gigio. Sì, va bene. Com'è, figa guys? Spieghiamo un po' i boss cosa è successo. Ma stai riprendendo? Sì, tira via la mascherina che non si sente. Tanto siamo distanti. Com'è? Minchia Blinds. A me non lo dico. Vabbè, allora, partiamo subito con la sigla. Ok? Partiamo con la sigla. Welcome to... tu, Officine, Bosetti, questo barozzo, Spartica Guys. Comunque, spieghiamo un attimino un po' ai boys seriamente cosa, com'è andata la situazione. Ehi, hey, una... Ah, facciamoli sentire due sgasate. Ma da cos'è? Dai. Ma non si sente fagli, neanche. Fagli sentire, dai. Ma sei limitato. Fagli sentire la pop-up. Ma cos'è? Dai. Ma fagli a sentire te, dai, no? Ma c'ho la telecamera in mano. Ma lasciala stare, poverino. Vabbè guys, niente, allora spieghiamo un po' la situazione. Domenico ha buttato fuori il video con tutto, diciamo, il remake con le musichette. Ti è piaciuto? Ma ne ho visto un pezzettino. Ah, bello, bello. Ok, vabbè, tutto il remake della situazione. Bello, bello. Io dovevo portarla a casa la macchina. Però il pomeriggio stavamo aspettando il ragazzo della centralina. Okay. Che è venuto. Sì. Tu, però spegniamola così. Spegnala, va. Tanto c'è anche Michele del Cooper. Ciao. S. Figa guys. No, è venuto il ragazzo della centralina, io dovevo portarlo a casa perché doveva mettermi tipo il limitatore, vedere due robe e morta lì. Non siamo riusciti perché c'era questo problema. Tu sentivi che tartagliava un attimino ai 2000-2500 giri? Anche solo da ferma, eh. Infatti non ero tranquillo, no? Tiralo giù, tanto siamo distanti. Allora ti ho fatto portare le vecchie candele, le vecchie bobine. Sì. Abbiamo eliminato le vecchie candele perché ho detto è impensabile. Anche se avevano 1000 chilometri, teoria. No, le vecchie candele, quelle vecchie. Ah, quelle vecchie, ok, sì. Allora aspetta, partiamo, che lui è attaccato su e c'era sto problema, vedeva che i variatori di fase facevano cose stranissime. C'era qualcosa che non andava. Perché praticamente, in sostanza, io ho vissuto un déjà vu. Appena, quando eravamo in macchina, che lui col computer provava, vedeva, okay, vedeva che le stesse cose del video diagnosi di quando avevamo visto che c'era il motore da rifare perché c'era il pistone che non aveva compressione. Ho visto quello, sai, è una conseguenza. Praticamente motore rifatto, stesso problema. O comunque, allora, il motore era da rifare, pistone rotto, bronzine finite, meno male che l'abbiamo, cioè che magari comunque il problema era presente della compressione. Il problema era presente. Non è che abbiamo fatto questo lavoro per culo, Sì. No, però comunque meno male che questo difetto che adesso magari raccontiamo un attimino ha esaltato la cosa per farmi rifare il motore, così uno abbiamo fatto i video, siamo diventati famosi. Abbiamo fatto Subaru Spec Figa Guys Super Tamarraggine, ma più che altro che se non lo facevo sbronzinavo le bielle. Vuoi sapere tutte e tre o sbiellavo di brutto? Dai, vieni qua, finiamo il video. Finisci il video. Minchia che ferro. Ma lasciala chiusa, che bella, cattiva così. Sì. Tanto il motore l'hanno già visto. Devo portarla a casa. Il tipo della centralina, ragazzo, che poi quando faremo la prova al banco. Poi la gente mi sta addosso, ma non ci fai vedere che quanti cavalli fa? Sì, faremo tutti i video, faremo un botto, boys. Dateci tempo, io comunque devo lavorare, devo fare il cavallo. La macchina deve stare tranquilla. Deve stare tranquilla, adesso devi fare il rodaggio, sti 1000 chilometri. Per te poteva già fare la macchina. Ma ascoltami, tanto metti in moto, fatta girare, fatto, disfatto, comunque... Se ha consigliato anche i pistoni di Tommy di farli rodare bene. Per le fasce, così, va bene, dai, facciamo. No, vabbè. Ma ascoltami, non è... Adesso io la userò per lavorare, ho messo i DB Killer, perché sennò mi arrestano, perché comunque noi siamo in zona rossa. Facciamo vedere i DB Killer. Ho messo sti tappi, perché sennò mi arrestano subito e... Olio perfetto. Vabbè, e niente, io adesso la userò per fare le caldaie questa. Ah, puoi usarla per fare... Perché devo fare 1000 chilometri per fare sto rodaggio. Così poi, così poi gliela porterò, lui al banco farà tutta sta roba qua. Eh sì, dovrà fare un bel lavoro. Allora, c'è quel taglietto lì che taglia potenza che stavano dicendo, stesso difetto che mi faceva prima di fare il motore, faceva quelle correzioni, le 10 gradi, quella roba lì, non ci ho capito un cazzo. Siamo però arrivati, comunque... siamo arrivati alla conclusione che... Potrebbe darsi che le farfalle... Siccome noi erano già state eliminate prima, sì, no?
è proprio lì dove vanno a lavorare sul parzializzato che va a fare quel problema lì, no? E abbiamo paura che lì ci sia proprio questa regolazione di flusso d'aria che vada a interferire con qualcosa, cioè proprio col funzionamento motore. Faccia incasinare un po' tutto lì, il sistema. Lì sarà sul banco, quando la farà al banco, perché è voluto mantenere la centralina di serie, tutte queste circostanze qua col debimetro, quindi dovrà vedere come funziona, spegnere la macchina, mettere dentro il correggio la mappa, rimettere in moto, fare tutti questi passaggi, perché non ha una situazione per lavorare in tempo reale. Poi c'era anche un problema o con le candele, con le bobine che avevo cambiato prima di fare motore 1000 km. Noi le abbiamo rimesse nuove. Abbiamo ricambiato le candele e le bobine. Perché non possiamo sbagliare qua. C'era qualcosa che dava delle mancate accensioni. Quando una candela e una bobina rompeva il cazzo, anche quella. Quando lo sta frenando che mi va a fare una mancata accensione, dopo vai a dire una bobina, una candela, mi gira le balle, perché magari vai a toccare qualcosa nel motore che non devi, capito? Sì. Proprio nel funzionamento, dico, una detonazione o qualcosa. Sì. Gira le balle, perché magari in tiro a 6.000 giri, cioè, ti saltano dentro 4 o 5 per modo di dire. Sì, detonazione. Detonazione in giro da qualche parte, cioè mancate accensioni in giro da varie. Sì, sicuramente qualche candela o qualche bobina rompeva il cazzo, perché hai visto che cambiandole non faceva più questo fattore qua, abbiamo rimesso. E poi vibrava la macchina. C'era qualcosa che non andava. Sì. Effettivamente l'abbiamo pulita, poi con questo ragazzo della centralina abbiamo fatto un bel giro, siamo andati a fare un pieno di 100 ottani. Abbiamo usato un po', poi ci aveva ancora qualcosa, siamo fermati. Mercoledì è venuto. Ha rimesso dentro la mappa di serie, la macchina è andata in recovery subito, perché ovviamente non avendo quelle circostanze, ventoline, e cavoli, lui diceva che c'era questa roba qua dell'acceleratore che era messo al 100%. Che era messo al 100%, io dico 100%, praticamente per la risposta che avevi sul pedale. Sì, no? Sì. Quindi lui l'ha rimesso parzializzato. No, dalla mappa che c'avevi dentro ha tolto tutto la sonda dietro, tutte quelle da quello originale, è ripartito da quello originale, ha tolto i GR, ha tolto i motorini, le ventoline, ha tolto tutto quello che c'era da togliere, e effettivamente ha bloccato la macchina 4000 giusto per fare un rodaggio nella norma. Comunque ci tenevo a fare sto video qua, perché comunque, nel senso, non è tutto oro quello che luccica. Esatto, nel senso, sembrava che andava tutto bene, però nel senso, in sé il motore, anche il ragazzo ha detto non ha, cioè 90% non abbia sbagliato niente, capito? Sì. Ovviamente adesso col rapporto così, tutte queste circostanze qua, sarà tutto poi da vedere, tutto da costruire al banco quando farà la centralina, vedere poi il risultato. Spieghiamo che comunque adesso i video non è che ne usciranno 3 a settimana come ne sono usciti prima. Adesso, cioè, pian pianino vediamo cosa segue con questa macchina, poi faremo dei nuovi progetti con te, seguiremo altre cose. Ti è piaciuta col messaggio lì che ti ho fatto vedere di un ragazzo che mi ha scritto che un professore gli ha girato un tuo video di quando usavi quello per misurare l'esametro. Il professore di questa scuola qua, il Tommy. Tommy CPS. Il tuo vocale, il mio youtuber preferito, il mio YouTuber. Grande Tommy. Poi magari vediamo anche il motore di Michele della Cooper S, poi altre cose che ti ballano qua in giro, che stai facendo qualche lavoro, io vengo qua, facciamo qualche video, qualcosa, poi ci organizziamo bene. Io volevo fare una roba del genere, ci organizziamo bene con un po' di video per poi ributtarne un 3 a settimana, ti capì? Sta scrivendo Mattia, sta rispondendo. Tu il pistonaio di fiducia, la faccia con gli occhiali da sole. Grande Tommy GPS, attenzione. Ma che fai te? Attenzione. No, a parte gli scherzi, comunque hai visto che c'è stato un lavoro dietro, mica da ridere, mica da scherzare. Ah, poi adesso dovrò fare il video della pavimentazione. Ah, non è vero. Minchia, figa guys. Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo spostare tutto. Devo tenermi. Allora, lui mi ha detto che ci vuole una mezza giornata. Facciamo vedere dei pavimenti paura, proprio da officine. Belli, ho visto quei lavori lì. Belli, fa. E lui fa anche le zone, solo le zone, quindi non è detto che poi serve fare. Sai cos'è? Che qua con continui spostamenti, caprette, falli, non è che tanto va bene per i gommisti, quelle cose lì, che va sempre sul nero e lavabile, sai, tutto questo. Poi c'è, ti farà qualcosa all'ingresso, quello che entra alle macchine, asciugagomme, non so come si chiama. È interessante. Faremo dei bei video anche su quella roba lì. Chi è? Funziona. Attenzione, il capo. Pronto?
Sei in diretta YouTube, chiamata diretta YouTube. Ciao Orchidea! No, sta facendo un video per i boys perché non ci siamo fatti sentire per un po' e sono tutti preoccupati. Stanno allora, addosso. Poveri figa guys, proprio, hai capito? Cosa che dovevano dire? L'abbiamo detto. È quello il messaggio lì del professore. Sì, no, che poi io avevo intenzione di fare, visto che, cioè, se un professore condivide un nostro video, magari fare dei video mentre tu mi spieghi delle robe a me. Così, giusto per, vediamo che cazzo... I video sono tuoi, io non mi intrometto. Sì, sì, vabbè, dopo me le invento io qualcosa di bello. Sai, perché comunque... però dopo non voglio fare la figura di quello che... Ma no, ma tanto tu lo stai spiegando a me, nel senso, io sono il tuo alunno. Fine anno ti esami, eh sì. Se è messo bene, se no mandato. mi bocci. Ti boccio. Va bene, dai, niente, io farò sto rodaggio e figa guys, ci vediamo poi nei prossimi video. Se volete vedere qualcosa del Subaru, se seguitemi, se... anzi aspetta, non posso dire seguitemi su Instagram. Mettiamola giù, non si dice seguiti. Ti stai inventando. No, perché se vogliono vedere qualcosa di aggiornamento, spoilerate di quello che faccio su Instagram, vedono le puttanate che faccio, capito? Però non seguitemi. Come se non ti vedono già. Non seguitemi su Instagram. Dai, va bene, salutiamo? Ciao. Salutiamo i figa guys. Ciao boys!